Andiamo adesso da Guido Pittavino, grandissima prova per lui, PS1 fantastica da longboard, chiediamogli un attimino. Ciao Guido, volevo chiederti com'è andata PS1, ho visto in eleganza la prova e volevo solo sapere un attimino un po' com'era andata, ecco. Ciao Alberto, ti ringrazio, ho appena terminato la mia prova, le prime impressioni sono state di un terreno molto scivoloso, me lo aspettavo sinceramente un po' più di grip, forse l'assetto mio non era ottimale, ma comunque sapendo anche dell'assenza di assistenze, dopo dovevo fare ancora due prove, senza anche spingere al massimo, ma sono soddisfatto della mia prova. Perfetto. E quindi ho visto anche in un board che è venuta una guida molto molto pulita, ecco. Sì, ho cercato di non far alzare troppo, tenere la macchina alla corda, ho fatto due piccole sbavature, ma niente di che. Tutto sommato, ripeto, sono soddisfatto della mia prova. Perfetto, perfetto. Allora lo lasciamo andare, grandissimo Guido Pittavino con la sua Peugeot 208 T16, grandissimo. Ciao carissimo, ci vedremo in dei due allora. Ciao Alberto, grazie di tutto e appuntamento alla prossima. Perfetto. Ciao. Ciao, ciao. Ecco qui Domenico Candito, grandissimo con Peugeot 208 T16. Vediamo adesso, chiederemo un attimino, ci avvicineremo un attimino su questa macchina performante, ex Andreucci. Domenico, dici un po' com'è andata questa gara, questa tua PS1? Allora, è andata discretamente bene, avevo qualche problema nel tenere la macchina perché devo ancora fare un po' di pratica e confidenza e devo finire di regolare bene l'assetto, devo capire insomma come gestire al meglio la potenza di quella macchina, perché chiaramente guidando tutti i giorni una stradale e poi passare a una macchina da rally non è proprio la stessa cosa. E la prova è andata, diciamo che è andata discretamente bene, a parte qualche errore che ho fatto perché la sentivo scivolare troppo. Certo. Io ho picchiato un paio di volte, niente di grave, ma comunque sono cose che poi sulla tabella dei tempi insomma penalizzano, ecco. Ho capito. Buonissima PS1, adesso sicuramente ci sarà un dei due affrontato decisamente un po' meglio, ecco. Sì, sicuramente. Avrò molta più esperienza con la macchina e quindi anche l'assetto probabilmente riuscirò a trovare una quadra per rendere al meglio. Ecco. Di tutto, d'accordissimo. Sì. D'accordissimo, grazie mille, è giusto che ti dobbiamo far andare per andare in parte assistenza, è stato chiarissimo, grandissimo Domenico, lo vedremo ancora in live, in diretta. Sui TTR, grazie mille, lo lasciamo andare, ciao, ciao. Oh, ciao ciao. Pronto? Grandissimo Omar. Siamo qua, in diretta per la telecronaca e
volevo solo sapere un po' com'è andata in PS1, come ti sei divertito, ti sei divertito? Mi sono divertito, a parte che ho sbagliato a fare l'assetto, l'ho fatto un po' morbido, però è stata bella tosta e gli ho dato dentro di cattiveria. Eh sì, infatti è subito pronto a rispondere, aggressivo, ho visto anche l'onboard e quindi grandissimo. Devo dire che è stata una bellissima prova, penso che con la P16 sia un giocattolino su queste prove qua del Sanremo, quindi ti sei trovato abbastanza bene. Ho trovato bene, ho fatto le prove anche qui in Fiesta, ma quel 208 era più divertente, più stabile anche. Ho capito, quindi ci rivedremo sicuramente nel dei due, prove impegnative, e poi ci sarà anche Bagnato, quindi bisogna stare molto attenti. Sì, è la superficie che mi piace di più, Bagnato con le gomme da neve, macchina che scivola, è il mio stile di guida. Ho capito, allora ti lascio andare al parco assistenza e non perdiamo tempo, che avrai sicuramente da aggiustare un po' la macchina visto le toccate che ci sono state. Sì, un po' di fiancate e parrotti da rifare, ma tutto nella norma, dai. Va bene, allora ci risentiremo più avanti con l'onboard, grazie Omar e buon rally. Grazie a voi e buon rally a tutti. Ciao, grazie, ciao. Ciao, grazie, ciao.